Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Re Ludovico II di Bavaria rimase famoso nella storia per aver costruito dei castelli superbomba, se mi passate il termine architettonico, nel senso che spese ingenti fortune, tra l'altro anche fortune che gli sono state prestate, per costruire davvero dei magnifici castelli, per trasformare in realtà quello che aveva in mente come idea. In qualche modo ci riuscì, venne comunque dichiarato pazzo e quindi deposto. Beh, non è questo il punto. Il punto è che questa figura ha dato l'ispirazione a Ted Alspach per il suo gioco. È precisamente a Castles of Mad King Ludwig, appunto di Ted Alspach, per 1-4 giocatori della durata di circa 90 minuti. In questo gioco saremo noi, i re matti, che vorranno costruire il loro miglior castello. Andiamo a vedere! Recensioni minute, recensioni minute. Ma che sbatti le istruzioni? Se le leggo troppo tempo da spendere. C'è Teo con le recensioni, ti basta guardare qualche minuto e non leggere. A inizio turno il segnalino capo costruttore viene passato a sinistra. Il capo costruttore dovrà quindi aggiungere 1000 soldini su ciascuna delle stanze che non sono state acquistate nei turni precedenti e pescare un numero di carte stanza pari agli spazi vuoti nel mercato, in questo caso 3. Le carte stanza ci dicono di aggiungere al mercato una stanza da 3,50, una da 600 e una da 2,50 e lo facciamo subito. A questo punto il capo costruttore potrà liberamente rimaneggiare tutte le stanze presenti al mercato in modo tale che ognuna abbia un prezzo fissato. A questo punto, a partire dal giocatore alla sua sinistra, tutti i giocatori potranno effettuare un acquisto, pagando il relativo prezzo al capo costruttore. Lui invece dovrà pagare alla banca. Una volta acquistata la stanza e recuperati eventuali soldini sopra di essa, dovremo piazzarla nel castello. Ogni stanza presenta degli ingressi e delle uscite che dovranno essere messi in relazione con gli ingressi e uscite di altre stanze e ci darà subito i punti vittoria indicati qua sopra. Dopodiché si attiverà lei e le stanze ad essa adiacenti per darci eventuali punti bonus come rappresentato qua al centro. Piazzo quindi la mia stanza verde qua per 3 punti vittoria istantanei, uno perché attivo lei e mi dà un punto vittoria per ogni stanza viola adiacente, in questo caso una. Attivo la stanza adiacente, questa viola, che mi dà 3 punti vittoria per ogni stanza verde ad essa adiacente, per un totale di 3 più 1 più 3, 7 punti vittoria e li aggiorno sul segnapunti. Nel momento in cui invece una stanza qualsiasi viene completata, ovvero sia tutte le sue uscite, come nel caso di questa viola, sono state collegate ad altre stanze, si attiva subito un bonus istantaneo, che possono essere punti vittoria addizionali, dei soldi, dei turni extra e così via. Si continua a giocare fino a quando non sono esaurite tutte le carte stanza. Si aggiungono eventuali punti bonus dati da queste cartine che potrete pescare nel corso della partita. Si aggiungono i punti vittoria di fine partita, come ad esempio chi ha più stanze viola, chi ha più stanze tonde, chi ha più metri quadrati di stanze gialle e così via. Una volta sommati tutti, chi ne ha di più è il vincitore. Il regolamento di questo gioco, pur essendo molto lineare ed elegante, già dopo un paio di turni vi posso dire che i giocatori smetteranno di guardare il riepilogo del turno e si concentreranno solo sulla profondità del gioco, necessita comunque di un po' più di attenzione prima di iniziare a giocare. Dovrete sempre fare infatti un paio di esempi su come si fanno i punti bonus quando si piazzano le stanze. Peraltro vi ho fatto vedere i punti bonus in maniera positiva, cioè piazzate una stanza e aggiungete punti. Ci sono però ad esempio le stanze hobby che vi toglieranno punti vittoria se metterete adiacenti ad esse altre stanze, e per adiacente non intendo solo collegati dalle porte, ma anche proprio muro contro muro. Inoltre ci sono le stanze sotterraneo che potranno essere collegate fra loro, ma dovrete prima creare delle scale che vanno appunto in un sotterraneo nel vostro castello. Ok, vi può sembrare tanto, ma come vi dicevo, in realtà il gioco poi scorre molto bene. Tutto quanto sta però nella grande quantità di decisioni che dovrete prendere durante ciascun turno. Se non siete infatti il costruttore che ha anche i suoi problemi per decidere come piazzare i prezzi, perché ovviamente voi vorreste mettere la stanza che volete a basso prezzo sperando che non la comprino gli altri, piazzare ad alto prezzo le stanze che vogliono gli altri. Questa è la base del costruttore. Ma sempre quando dovrete comprare, dovrete decidere se comprare una stanza che potete pagare, comprare una stanza che vi varrà dei bonus per il fine partita, oppure comprare una stanza che vi va a completare un'altra stanza, una stanza che invece vi dà dei punti bonus perché la piazzerete vicino alle altre. Insomma, ogni pezzettino deve essere ben ponderato. Peraltro, non è stato detto, ma credo che sia scontato, la stanza deve anche stare nel castello. Avendo queste forme particolari, non è così ovvio che una stanza acquistata riesca a essere piazzata esattamente dove volete voi. Questa considerazione mi fa quindi parlare anche dei materiali del gioco, che sono sicuramente non tantissimo accattivanti sul tavolo, sono molto spartani se vogliamo come grafica, ma allo stesso tempo sono molto funzionali. Le stanze sono ben riconoscibili, le ingressi e le uscite anche, e riuscirete subito, grazie all'iconografia chiara, a vedere quali punti vittoria fate voi e eventuali bonus, ma anche quelli degli avversari, senza dovervi sporgere sul tavolo.
Questo Ludwig è un vero e proprio puzzle game, ovvero sia un gioco dove la geografia, la forma dei pezzi la fa da padrone. Dovrete sì, certo, fare le combo dei vari pezzi, ma soprattutto dovete anche fare attenzione a cercare di far stare i pezzi, cercare di chiudere tutte le uscite delle stanze per avere i bonus istantanei come vi facevo vedere, e quindi diciamo cercare di ottimizzare, oltre che in termini di punteggio, quindi astratti, in termini fisici il vostro castello. Il gioco non è adatto ovviamente ai giocatori affetti da paralisi d'analisi. Se volete davvero esplorare tutto l'albero delle scelte ad ogni turno, non ne uscirete più. A livello di longevità è alto perché usate solo 4 tessere bonus di fine partita su una ventina totali. Le stanze che escono, le tessere stanza, non sono utilizzate tutte in ogni partita, quindi a seconda di come escono troverete diversa la partita stessa. La dose di fortuna è bassa perché comunque sta solo nella pesca delle cartine bonus che pescherete durante la partita. In sostanza lo trovo piacevole e trovo che il punteggio finale rispecchi sempre bene le pensate che avete fatto durante la partita. Quindi, se vi ho convinto, fateci pure una partita di prova. A me risulta un gioco proprio piacevole, diciamo, mi piace impegnare i neuroni in questa attività. Con questo finito, vi saluto e vi dico ciao e alla prossima!